piccolo aggiornamento sul lavoro che sto facendo dalla faccia di Stefania Camerani, che da ieri è cambiata notevolmente grazie a delle foto che ho ricevuto che gli hanno cambiato i connotati. Ci sono ancora degli errori ovviamente, ad esempio il mento qui deve essere tirato tutto un po' in avanti, però mi piace l'impostazione. Adesso la tengo un po' bagnata perché sta passando un po' di morbidezza e non deve perché faccio questo video? Lo faccio perché devo riconoscere, non che avessi qualche dubbio, però constatare è sempre una cosa molto bella. Constatare che questo periodo di coronavirus, di quarantena, dove siamo tutti un po' reclusi in spazi e in tempi inusuali, no, per le nostre abitudini, non si presenta come una cosa che mi viene a togliere, ma anzi mi viene a dare delle cose inimmaginabili fino a pochi giorni fa. Ad esempio, quando ho postato le fotografie della lotta, no? Ieri o l'altro ieri, che sono quelle cose che fai senza pensarsi più di tanto. Ho visto che mi ha procurato una bella sensazione di sentimento, perché a parte gli amici ex lottatori che ancora vedo, come Walter Casadei, Carlos Sartos, che una volta si chiamava Ianni, che Mario Paolella di Roma ancora chiama Ianni, perché lui ha smesso di lottare nel 71 o 74, e ancora lui si chiamava Ianni di cognome, ma mi ha dato la possibilità di comunicare anche con Nicolò Minicucci, un lottatore dei Vigili del Fuoco di Roma, che io ho incontrato solo una volta nella mia carriera, diciamo, sportiva, e ho frequentato qualche giorno in un momento nel quale lui era, penso, a fare il servizio militare nei Vigili del Fuoco di Ravenna, e in qualche giorno venne nella palestra dei portuali di Ravenna e lo conobbi umanamente lì, e mi ricordo che in quel periodo, in quegli anni, era uscito fuori nelle sale cinematografiche il film famosissimo di Fellini, Amarcord, che io ancora non conoscevo, non avevo ancora iniziato ad allenare il palato cinematografico. E mi ricordo che lui disse che era andato a vedere questo film e che gli era piaciuto, no? E mi ricordo che mi colpì questa cosa, no? Perché non mi aspettavo da un lottatore che desse un giudizio culturale, poi verificato nel tempo che era collaudato, perché generalmente nel mondo dei lottatori non si parla mai di cultura, di cinema, diciamo, di qualità fatto da un autore. E in occasione delle fotografie che ho postato in questi giorni di quarantena, dove ho postato anche una fotografia di lui e gli ho riconosciuto la validità del grande atleta che era, che io ho incontrato una sola volta facendo un pareggio con lui, che poi ho saputo che fare un pareggio con lui era una grande vittoria, perché ha battuto delle persone molto, molto, molto qualificate. E ci siamo scambiati delle sensazioni emotive di come ci siamo vissuti quell'incontro lì, sia io che lui,
e sento che questa cosa ci ha avvicinato comunque umanamente. E quando finirà questa quarantena, parlando con Mario Paolella, che ha sentito anche Nicolò, è in previsione il fatto di poterci vedere fisicamente, fare una mangiata probabilmente e condividere che cosa in fin dei conti? La bellezza del ricordo di esperienze fatte nel passato che continuano a manifestarsi anche nel presente. E questo è un piccolo aspetto, no? Significativo per una vita vissuta in questo mondo che ha una scadenza, è iniziata di sicuro e un giorno di sicuro finirà. E tutto quello che ci porteremo via da questo mondo sono le esperienze che abbiamo fatto, queste esperienze che a ognuno di noi servono per crescere, per apprezzare magari piccoli tocchi, piccole sensazioni, sempre di più la possibilità della vita che hai avuto a disposizione, non solo per le cose belle, anche, ma anche per i momenti brutti, i momenti dove tu avevi dei timori, no? Avevi, ad esempio, parlando sempre di Nicolò, io mi ricordo il timore che io avevo quando andai sulla materassina a lottare con lui, perché sapevo che era un lottatore che, non avendoci mai lottato, non avendolo mai visto, è molto facile fare un errore e non avere il tempo di recuperarlo, quell'errore lì, no? E nella finale, insomma, la cosa ti mette un po' a disagio, per cui l'esperienza era da mettere tra le esperienze problematiche, fondamentalmente. Eppure, non è che per il semplice fatto che era un'esperienza problematica nel ricordo della mia vita, cioè, come ho già detto molte volte, ricordare significa rimettere al centro del cuore delle esperienze, che quando lo fai, in quel momento, nel ricordo, nel rimettere nel centro del cuore l'emozione di quello che è stato registrato nella tua anima, nel tuo essere, rivive in un qualche modo. E nel riviverlo mi accorgo che io ho la possibilità di continuare ad apprezzare il pacco dono della mia vita. Un'altra cosa bella che sta succedendo in questo periodo di quarantena è questo ritratto che sto facendo di Stefania Camerani, che è una persona che desideravo ricontattare per sentire come stava, perché è una persona che nel mio cuore si resterà fino alla fine dei miei giorni, non so, sono come certe amicizie che nascono da bambini, no? Lei è stato il mio primo amore, no? Fondamentalmente. Poi ognuno di noi ha fatto la sua vita, ha fatto le sue esperienze, ma dentro di me lei è una persona molto importante, talmente importante che mi sono accorto che poi in tutti i lavori importanti, artistici, che ho fatto nella mia vita, specialmente la Davida, mi ha condizionato il modellare la faccia della Davida in tutti i suoi vari passaggi. E riconosco che in questo periodo di quarantena è successa la possibilità di contattarla e parlarci e sentire che sta comunque bene, che è qui ancora al mondo, sta facendo la sua storia e per cui aver esaudito questo mio piccolo però importante desiderio è una cosa che mi fa essere particolarmente felice. Poi l'ultima cosa, ma la più importante di tutte, che in questa quarantena si sta manifestando tutti i giorni, è questa esperienza nuova con Prenravatta, che lui stesso è rimasto imprigionato in questa quarantena. E da quando è iniziato questo periodo qui, ha cambiato la comunicazione per necessità del suo messaggio, che lui andava, no, in maniera veramente encomiabile a portare di persona in tutte le nazioni del mondo da almeno 50 anni a questa parte,
cosa che la quarantena gli ha impedito di fare, perché ha dovuto annullare dei programmi in Sud America, in Europa, eccetera. Per cui, stando anche lui in quarantena, ha iniziato a fare questa comunicazione, dove quotidianamente io ascolto i suoi messaggi, li posto nel mio Facebook e soprattutto me li ascolto e sento che c'è una comunicazione che lui sta facendo direttamente con me e con tutte le persone che già lo conoscono e lo seguono, e anche quelle persone che in occasione del coronavirus magari si ritrovano quel tempo di ascoltare una voce in più in questo momento dove tutti quanti parlano per darti informazioni che dovrebbero avere la intenzione di rassicurarti, no, in questo momento problematico. E vedo che lui è veramente efficace, è veramente una presenza importante, perché c'è un'immagine che mi ha colpito di Papa Francesco, no? Che ho visto di sfuggita in un telegiornale, non mi ricordo, però la piazza San Pietro vuota di persone, lui che parlava, e a parte i commenti di qualcuno che ha detto di qua, di là, eccetera, la sensazione che ha fatto a me quella immagine lì è una sensazione proprio di impotenza. Cioè, in questo momento dove l'umanità ha bisogno di una vicinanza da parte dei suoi leader, dei suoi capi, e i nostri leader politici e religiosi in questi momenti devono farsi sentire per tranquillizzare comunque l'anima della popolazione, che è un'anima da bambino. Noi, popolo, siamo dei bambini. Chi usa la comunicazione sa, Berlusconi per dirne uno, sa benissimo che quando si rivolge a tutto il popolo italiano lui deve avere presente che sta parlando a un bambino di 11, 12, massimo 13 anni, no? Lo sa, perché la nostra anima collettiva è quello il livello di maturazione che esprime. Poi singolarmente ognuno ha la sua capacità di analisi e di maturazione, ma a livello istintivo anche chi culturalmente può essere più sveglio di altre persone reagisce a livello adolescenziale, quando va bene. Beh, vedere Papa Francesco che era impotente e che dimostrava che quel tipo di comunicazione in questo momento di coronavirus che ha preso tutti quanti di sorpresa, ha fatto vedere la realtà della cosa, che in caso di necessità la persona che tu hai delegato ad essere il tuo genitore in qualche modo, il tuo leader, il tuo capo, perché noi abbiamo bisogno di un capo, la nostra anima sa questo, abbiamo bisogno di un capo che semplifichi la vita e le scelte, un capo al quale poter delegare la nostra fiducia finché lui non dimostra con le sue esperienze di esserne degno o meno, no? Ecco, in questo caso qui vedere il limite, no, della religione cattolica, senza volerlo giudicare o volerla invalidare, perché non è questo il motivo per il quale lo sto citando, ma per vedere in me stesso, no, ancora di più, che fortuna ho ad aver trovato un leader che è veramente all'altezza della situazione, che anche in un problema dove tutti quanti gli altri mostrano il limite della propria operatività e consapevolezza ed efficienza, lui riesce a penetrare, a darti quell'informazione che, se tu hai quella sensibilità matura al punto giusto, puoi farne tesoro. E come ho sentito poco tempo fa nell'ultimo lockdown numero 10, perché lui tutti i giorni fa questa trasmissione in diretta,
ha fatto questo piccolo esempio di dire in questo momento qui devi essere flessibile, devi essere liquido, di fronte a questo problema non irrigidirti, perché irrigidirti significa rompersi, significa andare fuori gioco, non poter seguire quel flusso che ti permette di scorrere insieme alla vita, ma al contrario di esserne travolto. Per cui questo periodo di quarantena è un periodo veramente per me molto importante, ma lo sto vivendo veramente molto bene, per tante ragioni. Senza avere aspettative, senza spingere più di tanto, ma vivendo il più possibilmente cosciente e connesso con quella che è la lucidità e la consapevolezza di tutto quello che ho acquisito. E lasciare le cose il suo tempo per crescere. Stefania, ciao Stefania, bella, sei bella. Anche se tu non ci credi, sei bella da morire. E io ti metto le mani addosso e ti faccio anche il lifting del naso, che hai un naso della Madonna, veramente molto bello, a parte la simpatia animale che io ricordo fino ai tempi di allora, che mi auguro di poter sperimentare anche in questi ultimi giorni che si affacciano verso la fine della mia vita, anche se non sono vecchissimo, però ho tanti amici che sono morti molto più giovani di me, per cui non si sa mai quanto tempo si ha da vivere. E poter arrivare alla fine dei giorni che mi sono dati senza rammarico è già una bella cosa. Per cui esprimere quello che è nel mio cuore, nel mio desiderio, per me è già una fonte di soddisfazione. Però devo stare attento, perché mi rendo conto che le persone si possono anche un po' impaurire per il ricordo che hanno di me e anche per i loro limiti personali. Bon, qui finisco, questo è l'aggiornamento della... Sembra quasi un uomo, no? Con i capelli così corti. Poi è questo che mi piace di lei, questa fusione di maschile e femminile, che è l'elemento che ogni essere umano ha. Siamo tutti quanti noi un mix di maschile e femminile messo insieme. A volte è il femminile che deve dirigere, a volte è il maschile. E la nostra sensibilità ci fa capire quando è il momento di dare la precedenza o all'uno o all'altro. E il bello di tutte queste robe è la conoscenza, quello che si conosce. Buona serata a tutti e al prossimo aggiornamento sulla scultura, che è cambiata molto, ma bisogna che la lavoro ancora tanto per dargli quel tocco magico che merita.